Pizzolato del grande Norman. Buonasera, buonasera. Grazie a tutti. In effetti Pizzolato, il capo dello Stato, ha dimostrato di privilegiare i giochi di palazzo, le trame, piuttosto che l'elettorato, che ha il diritto in situazioni di questo genere di esprimersi e di decidere, no? Senza delegare ad altri un diritto sacrosanto, che è quello che appartiene al cosiddetto popolo sovrano. Viene un po' da ridere, popolo sovrano, per modo di dire. Pizzolato. Io non ho mai visto, direttore, un paese ridotto in questo stato. Non ho visto un paese ridotto in questo stato per l'assoluta mancanza di democrazia, ma anche cercherò di dare un colpo alla botte, un buon colpo al cerchio, come si dice tantissime volte, anche sinceramente guidato a livello molto infantile nel corso di questi 15 mesi. Giustamente Messinelli prima ha analizzato un anno e mezzo fa cosa è successo quando siamo andati alle elezioni. Aveva vinto il centrodestra, io mi auguravo che il centrodestra potesse fare il governo e poi ci fosse la maturazione per poterlo fare. A un certo punto non si riesce a fare il governo e il centrodestra viene piantato in asso, lasciato per strada, dove viene fuori questa anomalia stranissima fra 5 Stelle e Lega. Sinceramente, da quello che noi siamo a conoscenza, questa cosa è stata fatta proprio all'ultimo momento, perché non riuscendo a fare un governo c'era chi premeva e chi era appena stato eletto, incentivato dal fatto che era diventato deputato, che era diventato senatore, non credendo nemmeno lui a questa cosa, affinché ci fosse l'alleanza e non si tornasse di nuovo ad elezioni che avrebbe sì rifatto di nuovo il medesimo percentuale del centrodestra e del centrosinistra, ma avrebbe mandato a casa sicuramente qualcuno che in quel momento era stato eletto e che logicamente a livello politico non poteva sapere se aveva speranze anche la seconda volta. Lì è stata fatta una mezza porcheria all'inizio, dove sinceramente non ho visto bene questa tipologia di alleanza. Ogni modo sono andati avanti. Sono andati avanti però per 15 mesi, sempre da ogni palco, sputandosi addosso Facebook, tutte le linee mediatiche che ci sono per carità di Dio, e mai parlandosi dietro una scrivania. Sono stati fatti alcuni piccoli punti dei programmi dove sinceramente si è sempre guardato solo e esclusivamente all'immigrazione e non si è mai fatto un vero e proprio combattimento nei confronti dell'Europa così come si voleva fare. L'abbiamo presa sui denti quando è stato il momento di fare la riforma economica, la nostra, quello che dovevamo presentare a livello di bilancio, dove 27 paesi su 28 hanno votato contro l'Italia e hanno preso posizione affinché fosse fatta quella che era la tipologia di procedura di infrazione nei nostri confronti. Quando ci siamo presentati in Europa, abbiamo vinto le elezioni con alcuni partiti, però l'abbiamo presa sui denti perché sono stati eletti altri che sono andati a incentivare quelle che sono le prese di posizione nei confronti degli autonomisti, addirittura anche verso la Catalogna spagnola, per cui sinceramente siamo stati lasciati completamente soli sia da quel momento lì, sia con l'immigrazione, che nonostante tutto, nonostante la fermata dei barconi, dobbiamo dirci la verità, continuava stranamente e continuamente, anche se sono arrivati di meno, i rimpatri così come volevano essere fatti non sono mai stati fatti, la percentuale è addirittura inferiore purtroppo rispetto a quello che era il governo Renzi. Sinceramente mi trovo abbastanza a disagio adesso a fare un'analisi e dicendo che questa è una vera e propria porcheria, perché secondo me Salvini ha fatto bene a far cadere il governo, però ha sbagliato completamente i tempi. Lì ha fatto una gaffa, ha sbagliato i tempi. Devo dirlo, subito dopo le europee, no? Sì, si è detto. Ha sbagliato i tempi, vi dico subito perché. Così come non vedo di buon occhio questa alleanza, che potrebbe essere utile invece a livello di paese per un altro motivo. Vi spiego subito perché è stata sbagliata questa cosa qui, perché in teoria è sbagliato andare alle elezioni. Ed è sbagliata anche questa alleanza, perché noi a novembre dobbiamo presentare quella che è la nostra manovra economica. Se andiamo a elezioni non riusciamo a fare in tempo a fare la manovra economica. Se questi non si sbrigano non fanno in tempo a fare la manovra economica, per cui giù bordate da parte nostra, da parte dell'Europa sulla testa degli italiani. Ma soprattutto per un motivo gigantesco, il 31 di dicembre scade il nostro debito nei confronti dell'Europa, nei confronti dei paesi europei, e scadono 250 miliardi di titoli di debito pubblico lì. Chi li mette a posto, questo governo o quello che c'era prima? E poi ci sono le clausole di salvaguardia per l'IVA e l'IVA potrebbe aumentare. Senta Pizzolato, intanto questo ipotetico per ora governo 5 Stelle PD ha così mosso le acque anche in Veneto, perché si dice, almeno da più parti si è detto, insomma, soprattutto nel PD locale, che potrebbero esserci delle alleanze PD 5 Stelle in Veneto anti-Zaia. Lei come la pensa? Per me possono tranquillamente mettere in moto tutto quello che vogliono. Continuo a pensare e a dire quello che ho detto
un mese fa, quello che dico ogni volta che vengo qui, non c'è nessuno che possa assolutamente contrastare il centrodestra nel Veneto, almeno mi auguro, vedendo la mia provenienza e anche il mio discorso indipendentista e autonomista che faccio continuamente quando vengo all'interno di questo studio, e continuo a dire, e spero che questo sia la realtà, che non ci sarà assolutamente nessuno che potrà scalzare o Zaia o chi possa essere come centrodestra, lista autonoma Zaia, Lega Nord, alleata assieme, eccetera, eccetera, che possa fare in maniera che dove possa esserci un capitombolo all'interno di questa regione. Sarebbe la fine di ogni speranza, la fine di tutto, tanto conviene andare a vivere in Portogallo dove almeno c'è qualche speranza in più. Per cui, da persona di centrodestra, da quello che io ero una volta, mi auguro che questa cosa non accada. Anche se dovesse accadere, ripeto, secondo me all'interno del Veneto, con quello che pensano i veneti, nonostante abbiamo un 22-23% anche noi di persone del sud che ancora adesso continuano ad avere una mentalità un momentino diversa da quello che può essere la caratteristica di indipendentisti come siamo noi, come sono io, diciamo, o autonomisti come vorrebbe la regione Veneto, penso che questa cosa, pur andando in porto, non sia assolutamente fattibile a livello di scalzata. Se loro continuano su questa strada, sinceramente quello che mi preoccupa è il fatto che nel Veneto abbiamo speso tempo addietro 14 milioni di euro per chiedere l'autonomia, e quella secondo me è stata una spesa assolutamente assurda, che tento e voglio e farò in maniera di poter combattere affinché possa essere portata in porto. Giustamente, come ha detto prima Zaia, non ci sarà assolutamente nessuno che potrà fermare questa cosa. Come ho detto un anno, anche due anni fa venendo qui, nel corso dei tempi è una cosa che è stata talmente innescata dove non ci potrà essere nessuno che potrà fermarla. Potrà essere rallentata, potrà essere depennata, però tornerà sempre a galla, e chiunque ci possa essere all'interno del Veneto sicuramente sarà una miccia accesa che terrà accesa la speranza e cercare di fare in maniera che possa andare avanti, anche perché, ripeto, noi, io indipendentista, il giorno 15 di settembre, così come ci sarà Pontida, noi faremo la nostra festa in Campo dell'Orio a Venezia, crediamo in questa cosa, per cui porteremo avanti questa cosa veneta, perché è una cosa veneta, e cercheremo di fare in maniera soprattutto di trasmetterla al mondo, alla nazione e soprattutto alle regioni vicine, affinché riescano a capire che questa è l'unica strada che può portare a una riforma globale di questo benedetto Stato, che sta andando veramente a rotoli. Perché qui dentro, direttore, io sono contentissimo, parliamo tante volte di politica, ma io che provengo dal mondo bancario e che tocco con mano ogni giorno quello che è lo stato di salute della gente, l'abbattimento delle pensioni, la crisi economica, gli imprenditori che chiudono le partite IVA, i suicidi sono stati in Veneto. Guardate che ci sono ancora un po' di soldi, come ho detto due anni fa, derivanti da quello che sono gli risparmi dei nonni e dei padri, ma nel momento esatto in cui ci avranno solamente i figli perché gli altri non ci sanno più, guardate che questo è un paese destinato a tracollare. Allora, autonomia 677 giorni in attesa del governo.